Per esempio, penso che noi dobbiamo rimanere nell'euro e sarebbe un errore uscire. Ma questo lo pensano anche loro nel frattempo, no? Non lo so. Noi abbiamo detto sempre referendum, abbiamo detto i cittadini devono scegliere. Ma lo dite ancora pur sapendo che non possiamo fare un referendum sull'euro perché fa parte di un trattato internazionale? Ma in realtà non è vero. Cioè, a me la politica in 5 anni ha insegnato che non è vero che certe cose non si possono fare, si trova sempre il modo di farle. Questo io ho imparato in 5 anni. Il tema dell'euro è un tema che, se vogliamo parlare tecnicamente, si può affrontare le problematiche che ha creato, quali sono le sacche dove si deve andare a intervenire, no? Ah, però noi abbiamo raccolto le firme e siamo convinti che si possa fare, dopodiché sappiamo anche dove andare nel rapporto con l'Europa ad incidere su alcune cose che non funzionano e va fatto. Se fate il referendum è perché vorreste uscire dall'euro, e io su questo non sono d'accordo, è la mia Lei si sta d'accordo a uscire dall'euro? Io credo che si debba, una scelta così grossa non si possa prendere da soli, è una scelta che coinvolge le vite, guardi che cosa è successo. Ma lei ha un referendum sull'euro, dentro o fuori cosa voterebbe? Non si dice cosa si vota, nel senso che lei è un rappresentante di un movimento importante come i 5 Stelle, però deve dire sì, se io voglio votare per il referendum pensa sull'euro. Allora, non è un tema ideologico, è un tema tecnico. Io credo che l'euro abbia portato tanti problemi, soprattutto al costo del lavoro, alla produttività delle imprese, che sia diventato l'unico modo per fare inflazione. Cioè, ci sono delle cose tecniche che appartengono tra l'altro alla mia competenza. Dopodiché, un conto è dire che cosa vuoi fare con l'euro, chiediamolo ai cittadini. Un conto è dire, ce l'avreste un modo per? Ci sono molte modalità. Non mi hanno mai risposto alla domanda. Ma se tornasse la lira, avremo banconote da 1900 lire? Ma dipende chi fa la banca, dipende dove torna la sovranità monetaria, dipende da molte cose. Cioè, non si può banalizzare un tema così. No, oggi il problema, perché non dobbiamo banalizzarlo. Oggi il problema è chiaramente un problema di sovranità. Un paese ha dei problemi a chiedere dei denari, perché li deve pagare, e crei titoli di Stato che non si riescono a vendere, per cui il governo prende il telefono, chiama le banche e chiede comprato. Lei ha un referendum euro sì o euro no? Cosa voterebbe? Non lo so. Non lo so, neanche io. No, io lo so, voterei, mi piacerebbe rimanere nell'euro.